Lelio. Ciao. Ciao. Grande figa. Avevo voglia di vederti, cazzo. Anche io. Di brutto, meno male che siamo visti perché... Meno male che siamo ancora vivi. Sì, infatti. Mettiamola e meno così. Male che sei arrivato a Milano, così almeno riusciamo a entrare un po' nel succo. Cavoli, ti sto seguendo un po' sul web, meno male che c'è. Sì. Però ero curioso, cazzo. Cioè, io so che nel tuo periodo artistico hai fatto diverse scelte. Una di quelle che mi ha così attirato di più è il fatto che hai preso dalla tua città natale e hai incominciato a crearti giorno per giorno un percorso fino ad arrivare a Nancy in Francia. Sì. È una situazione che consiglieresti a tutti, questa di prendere e partire per ritrovare un po' l'ispirazione? Beh, se viene fuori come è stato per me, cioè come una sorta di esigenza, direi assolutamente di sì. Perché quello era un periodo in cui... ecco, non respiravo un'aria particolarmente sì. pulita a Napoli in virtù del periodo che passavo. Ed è grazie semplicemente ad un amico americano che ho conosciuto lì, che studiava all'Orientale, che mi ha fatto ascoltare i Beirut. Sì. Ascoltate quelle canzoni, mi si è aperto un nuovo mondo di sonorità e anche testuali. E io in quelle parole mi ci rivedevo al 100%. E ci furono due le canzoni in realtà in cui mi rivedevo ciecamente, che erano Elephant Gun e Nant. A quel punto dissi: ok, ho qualche spicciolo da parte, andiamo a vedere cosa succede a Nant. A Nant proprio. Sì. E così sono partito con uno zainone, la chitarra. E... In autostop sei partito? Tra autostop, treni, sì. E mi sono mosso grosso modo per 3 mesi, girando chiaramente da solo e poi, sai, conoscendo persone di città in città. Sì, proprio lì in Francia, tra l'altro, hai scritto anche 2 testi che ci sono nelle Conseguenze dell'umore. Sì. Sono Tremo e Gente comune, se non sbaglio. In realtà anche Forse volevi ballare. C'era un'altra ancora. Sì. Questo vuol dire appunto, conferma che il posto, il luogo dove respiri un'area nuova ti porta poi a produrre cose nuove. Sicuramente la conferma è anche che Napoli ti ha ispirato tantissimo, tant'è che Napoli è un vulcano di profumi, di odori che ti porta a scrivere tantissime canzoni. Francia riconferma questa situazione e adesso che sei a Milano si spera, o perlomeno ero curioso di sapere che tipo di odori, di sensazioni hai trovato o speri di trovare. Guarda, in realtà è stato tutto abbastanza, come dire, naturale ciò che è avvenuto adesso. E non mi ero mai mosso da Napoli provando a vivere altrove in maniera permanente. Sì. Adesso sono qua a Milano e non ho ancora una fissa dimora, bensì cerco ospitalità tra i vari divani che gli amici che ho riescono ad offrirmi, con l'intento di provare a fare nuove esperienze qui e crescere musicalmente. Da un punto di vista di sensazioni, sai, non conosco ancora bene la città da poterti dire cosa mi fa vivere in effetti, perché sono qui da più o meno una settimana. Sì. E sto cercando magari posti in cui suonare, farmi conoscere un pochino in giro. E magari ritrovare quella ispirazione che Milano potrebbe darti in maniera differente rispetto... che a Napoli o alla Francia o a Nancy. Sì, io penso che comunque scrivere una canzone sia in qualche modo una fotografia rispetto al momento che stai vivendo, no? Mm-hmm. Anche per questo il disco Le conseguenze dell'umore si chiama così, perché credo ciecamente nel fatto che ogni canzone sia comunque il risultato, il frutto di quello specifico stato d'animo. Perché ogni canzone è la conseguenza di un determinato umore, di un determinato stato d'animo. Per cui adesso, rispetto alle canzoni che sono parte di quell'album, credo di avere uno stato d'animo un po' più, come dire, entusiasta, felice, certo. Maturo. E questo stato d'animo riesci anche poi a riportarlo nelle canzoni che scrivi per altri? Cioè, abbiamo visto che hai scritto diversi testi per altri esecutori, logicamente c'è un approccio differente. La mia curiosità è, sicuramente fa piacere sentir cantare le proprie canzoni da altre persone, però poi quanto magari vorresti tu essere a quel posto lì e cantarle e impersonificarle come vorresti tu? Guarda, secondo me sono due cose differenti, però come dire, l'ambizione che ho adesso è farle procedere di pari passo.
senza che l'una sovrasti l'altra, bensì, cioè, lo scrivere d'autore, peraltro, per me è una strada nuova Sì. ed è una scommessa nuova, che è nata insieme alla collaborazione con Federica Abate, che è una mia amica milanese, che ho conosciuto a Genova per voi, che è un talento oratore di canzoni. E, per cui senz'altro ti emoziona tantissimo, la sensazione che ti dà una canzone cantata non da te, ma sai che quelle parole comunque sono venute fuori da un confronto con Federica, e vedere che ha fatto un giro vastissimo, perché la canzone comunque ha avuto grossi numeri, spiazzanti quasi. Però ecco, non credo, da un punto di vista compositivo, per la verità, per la piccola esperienza che ho da autore ad oggi, in ogni caso scrivo come fosse, in ogni caso per me. Una canzone tua. Sì, nel senso che è quello che so fare. Non c'è poi la difficoltà magari di farla rappresentare da un altro cantante? Quello che secondo me è necessario, senz'altro, è capire la destinazione per la canzone, no? Cioè chi Ok. è l'interprete, se è un uomo o una donna, l'età che ha, Uno studio ci e vuole anche se vuoi dietro. lo studio vocale, però per la verità Danza Rima Luci Spente aveva un'altra destinazione a monte e poi è stata affidata a Deborah Jurato. Ok. Però proprio per questo poi l'editore reputa, voglio dire, la destinazione della canzone su cui non hai voci in capitolo, però appunto credo che qualcosa, quando è sincero, no? Nella volontà in cui viene scritto, può trovare una strada. Tant'è che tu, ho letto in un'intervista che dici la canzone vissuta dall'ascoltatore quando è scritta è sentita da chi l'ha scritta. È proprio, a Sì. parte l'ho detta a mio modo, però è proprio vera questa roba. Sì, lo Cioè tu credo quando. ciecamente, anche perché magari quando ci emozioniamo ascoltando Tenco, per esempio, è perché oltre alla sua intenzione vocale, quelle parole da lui erano sentite fino al midollo, ed è Bella. per questo che in qualche modo riusciamo a viverle anche noi. Fantastico. Oggi però non mi presenti una canzone che hai passato ad altri, diciamo. No. Ma cosa mi fai sentire? È una canzone che mi dà tanta gioia, d'averla scritta in particolare, anche quando la suono. E ad ora le persone che l'hanno ascoltata mi hanno dato questo ritorno di una sensazione positiva. Si chiama Elena e racconta di una ragazzina sarda che ho conosciuto nel mondo reale, al CET per la verità, nella scuola di Mogol, perché ho Sì. vinto una borsa di studio in quella scuola. E lei semplicemente aveva questo modo così vero e autentico di vivere la musica, che sembrava si facesse di qualcosa, assumesse stupefacenti, ma in realtà era semplicemente assorta nella musica e piena di musica. Va bene, sono contento di ascoltarlo Voilà, allora. Io contento mi io. metto qua tranquillo e Va ti bene. ascolto. Eccola. Ok. Quindi questa è Elena. Vai. Ubriaca, ma lei non beveva. Cosa si faceva forse della vita? Sorrideva ogni volta che Elena ti scrive un valzer ogni due momenti. Le sue mani valgono più dei diamanti. Non porta i guanti e che bella è. Se pensi ci piangi per Elena, compone un lento per i vecchi amanti, che non ha ancora avuto eppure sono in tanti, gli spasimanti che sono qua a fare la fila per Elena, che al pianoforte riesce a emozionare tutti. Quando suona forte tremano i palazzi, bambini e pazzi l'ascoltano e portano il tempo con Elena. Forse li ho perduti quando sono passati, dove sono andati i
tempi andati, forse li ho perduti quando sono passati. Dove sono andati i tempi andati? Forse li ho perduti quando sono passati. Dove sono andati i tempi andati? Elena era ubriaca, ma lei non beveva. Di cosa si faceva? Forse della vita. Sorrideva ogni volta che Elena. Oh, oh.